parlerete di me per Cucine da Incubo Pancakes, dove miscelando con i rebbi di una forchetta. Eh? Ma io c'ho le forchette normali, che so i rebbi di una forchetta? È tutto finito! Sono quelle cose fatte con le uova ruspanti e quelle banane che tua madre ti diceva magnela che è tigrata e più matura. Ma in realtà era marcia. Sono quelle cose che puzzano. E giveaway 1000 iscritti! Ciao ragazze, questo è un video giveaway! Ciao! Allora! Ciao ragazze! Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e sinceramente mi sono rotta il c***o. Ma oggi sono qui per parlarvi di cinema in un nuovo video che film mi consigli. Semplice rubrica periodica senza alcuna pretesa professionale in cui ci scambiamo gusti e opinioni personali sui film che ci sono piaciuti, i film che non ci sono piaciuti e sui motivi per l'una o l'altra cosa. Che graziosa quest'idea! Nell'ultima cine video rubrica abbiamo parlato delle commedie. Grazie a tutti i commenti che leggo sempre con grande piacere. Grazie delle vostre opinioni e di tutti i suggerimenti che mi date sui film che vi sono piaciuti. Quando vuoi. Ho notato che la richiesta sugli horror incalza, ma la verità è che mi faccio penare per dare un non so che de pathos. E crea tipo tutta una situazione di angoscia, no? Che peraltro è tipica dell'horror stesso. Perciò ci troviamo tutti in una situazione di meta video di YouTube. Basta con le stronzate, idiota! Oggi per questo video collaboro con un ragazzo molto in gamba che si chiama Diego. Diego ha un cinecanale, Dieghito86, e cui recensisce film. Anche lui oggi ha fatto il suo "Che film d'animazione mi consigli?". Quindi, se volete scoprire anche i suoi di preferiti, vi basta cliccare nel link del suo canale che vi lascio nell'info box. Ok. Saluto anche la sua fidanzata, Viola. Ciao! E la ringrazio perché ha trascinato Diego sul mio canale e ha contribuito ad aumentare le reclute mascole. Un bacione Viola e ciao Diego! E adesso veniamo a noi. Film d'animazione. Se mi seguite da un po' e un po' conoscete il modo in cui monto i video, avrete sicuramente capito che sono una poppante che conosce interi cartoni animati a memoria. Non me ne parlare. Soprattutto targati Walt Disney. Difatti per scegliere questi tre titoli ci ho messo uno svario di tempo perché ero così indecisa, non sapevo quali scegliere. Perché me ne piacciono alla follia troppi. Comunque, alla fine ho scelto. E oggi intanto ne sparo sti tre titoloni. Potrei parlare dei miei grandi classici preferiti. Della Sirenetta. La mia prima volta al cinema a 4 anni. Del Re Leone. E ancora oggi ogni volta che ascolto il Cerchio della Vita mi commuovo che manco fosse stato mio padre in casa. Di Aladdin e dell'idea che in realtà per me il principe azzurro è lui. Vuoi farmi diventare un principe? E tanti, 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 tanti altri. Ma invece no. Invece no. Oggi per la Walt Disney Pictures tralascio l'animazione classica. E vi parlo di un recente film d'animazione digitale che mi ha coinvolta alla veneranda età di 25 anni, come la prima volta che ho visto La Sirenetta al cinema 4. Oh mio Dio, quant'è noiosa! Sto parlando di Rapunzel, film uscito nel 2010, ma che io ho visto solo 2 anni dopo perché non gli davo una lira. Ma più che altro perché è la storia di una reclusa di nome Raperonzolo che incontra un pazzo che le si arrampica la testa con il rischio di strappargliela, non mi stava a convincere. Grave errore, Violetta. Grave errore. Recuperato. Diretto da Nathan Greeno e Byron Howard, prodotto da John Lasseter, il direttore creativo della Pixar, e dai Walt Disney Animation Studios, l'ho trovato il miglior Disney Princess degli ultimi anni. Realizzato con la tecnica della CDI, la Computer Generated Imagery, è considerato il 50° classico Disney secondo il canone ufficiale e si basa sulla fiaba tedesca Raperonzolo, scritta dai fratelli Grimm, di cui però è una rielaborazione contemporanea. Nel 2011 ha superato gli incassi di Aladdin, diventando così il secondo classico Disney ad aver incassato di più nella storia. Superato attualmente solo da Il Re Leone, con 945 milioni di dollari. Minchia, sono un sacco di peccioli. Trama! In un regno felice e lontano, la mamma di Rapunzel, regina del regno, si ammala e per salvarla tutto il paese va in giro in cerca di un magico fiore dorato che sprigiona i suoi poteri di guarigione cantandogli una splendida filastrocca dalla melodia nostalgica e misteriosa. Ma il fiore è nelle mani di una vecchia strega che lo usa per restare giovane e bella. I sudditi in cerca riescono comunque a scovarlo e ad usarlo per creare un infuso che farà guarire la regina. Una volta guarita, la regina dà alla luce la piccola Rapunzel che nasce con dei magnifici capelli dorati, proprio come il fiore che si illuminò al suono della famosa filastrocca. Difatti, al suono della filastrocca, anche i magici capelli hanno lo stesso potere del fiore. Ma la vecchia strega, che non ha nessuna intenzione di incartapecorirsi, rapisce la neonata Rapunzel e la rinchiude con sé in una torre sperduta, crescendola come sua figlia. Sarà un bizzarro ladruncolo a salvare la fanciulla, ben lontano dalla classica idea di principe salvatore, finendo per caso ai piedi della torre in cui è rinchiusa la principessa e iniziando una travolgente avventura.
Ma che c'è dietro i personaggi della favola? Rapunzel, principessa a sua insaputa, possiede una chioma dorata lunga più di 20 metri, con il potere di guarire le ferite e allontanare il peso degli anni. Per quasi 18 anni ha vissuto isolata dal resto del mondo, che brama di conoscere sin da piccola. È una ragazza dolce, sincera, gentile e timida. Insomma, da ammazzare. Cosa? Ammettiamolo. E invece no, perché è scritta così bene dallo sceneggiatore Dan Fogelman che persino una bisbetica come me l'ha trovata adorabile. Doppiata in originale dalla cantautrice e attrice statunitense Mandy Moore, che non si può non ricordare nel ruolo della sbatatissima svampita fidanzata di JD in Scraps nella quinta stagione, viene sostituita in italiano dalla signore, perdonami perché immagino che per qualcuno sto per peccare, terrificante Laura Chiatti. Cagna maledetta. Che, però, colpo di scena, risulta invece veramente brava in questo ruolo. Sarà perché ha una voce molto giovane, molto limpida, molto fresca, che incollata sulla piccola giovanissima Rapunzel sta molto bene. Chiedo scusa, è probabile che io sia un po' tesa. Mentre su di lei, quando scimmiotta sti ruoli da femme fatale, risulta a dir poco... Oppure sarà che sto film è scritto proprio bene, ma comunque raga, ci funziona, dai. Madre Gothel è invece la strega, la falsa madre di Rapunzel. Egoista e vanitosa, Gothel è ossessionata dall'eterna giovinezza e ha rapito Rapunzel per essere l'unica ad usufruire del magico dono dei suoi capelli. La parte interessante è come è stato affrontato il rapporto tra Gothel e Rapunzel, paragonabile nella realtà ai rapporti in cui una madre è estremamente e nocivamente protettiva nei confronti della figlia. Nel caso del film, non per eccesso di zelo ma per scopi egoistici. Inoltre l'intelligenza e la furbizia del personaggio di Gothel, che fronteggia ogni problema con un'invidiabile arguzia e una grande capacità di manipolazione, fa pensare alle classiche arti imputate alle donne. Per personaggi femminili come Gothel l'uomo sarà pure il capo, ma la donna è il collo ed è lei a decidere dove far girare la testa. E nonostante sia una perfida macchinatrice, non si può non rimanere affascinati dalla sua scaltrezza. Doppiata in originale dall'attrice e cantante statunitense Donna Murphy, è interpretata in italiano dalla talentuosa Giovanna Rapattoni, un'attrice, doppiatrice e cantante italiana. Oh, falla finita, omaccione. Dove sbuca il passaggio segreto? Coltello! Ed eccoci arrivati a lui, il mitico Flynn Rider. Giovane ladro, abile e avvenente e dall'indole apparentemente spensierata. Si presenta come un giovane che antepone il suo amore per le ricchezze ad ogni cosa, ma è dotato di buon cuore che aprirà per la prima volta a Rapunzel, rivelandole anche il suo vero nome di cui si vergogna molto, Eugene Fitzherbert. Flynn Rider è un antieroe, è egoista, egocentrico e narcisista. Ma fa spaccare dalle risate. Doppiato in originale da Zachary Levi, conosciuto soprattutto per il ruolo di Kip Stedman nella serie televisiva Perfetti ma non troppo, e ridoppiato in italiano dal nostro Giampaolo Morelli, di cui io ho potuto apprezzare un discreto talento e tanta simpatia in L'uomo perfetto di Luca Lucini. Risplendono veramente? Eugene! Perché i suoi capelli risplendono? Eugene! Che c'è? Insomma, Rapunzel è un'esplosione di avventura, comicità e romanticismo, in una chiave moderna e inaspettata che difficilmente non conquisterà le fanciulle. Anche le più rock! E forse non lo ammetteranno mai. Ma anche qualche maschietto! Secondo titolo di cui ci occupiamo oggi è invece Pixar Animation Studios. Anche qui tanti indimenticabili capolavori, ma per oggi solo uno devo sceglierne e sarà A Bug's Life. A Bug's Life è un film d'animazione del 1998, ideato e diretto da John Lasseter, prodotto dalla Pixar Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures. Racconta la storia di una colonia di formiche costrette a versare un contributo stagionale ad una banda di fameliche cavallette capitanate da Hopper, un brutto e cattivo insetto senza scrupoli. Un membro della colonia, il pasticcione e creativo incompreso Flick, ha però un'intuizione geniale: allontanarsi dall'isola sulla quale sorge il formicaio, recarsi in città e reclutare insetti guerrieri che affrontino, combattano e sconfiggano le perfide cavallette razziatrici. Ed è qui che inizia la rocambolesca avventura piena di equivoci e idee strampalate, ma incredibilmente funzionali. A Bug's Life l'avrò visto almeno un centinaio di volte, come molti altri film della Pixar, ma per lui ho un amore speciale. Il motivo per cui amo tanto il piccolo regno delle formiche laboriose è Flick, il protagonista della nostra storia. Flick è tanto geniale e innovativo nelle sue idee, quanto incompreso e visto come un problema. È sbadato, è distratto, è pasticcione, finisce sempre nei guai e si trova davanti a tanti ostacoli. Eppure ha sempre un'intuizione geniale con la quale cavarsi dal guaio in cui si è ficcato. Flick viene trattato da reietto perché riesce a guardare il mondo da una prospettiva diversa da quella di tutti. Flick osa, azzarda, crea, canta fuori dal coro e io la trovo una cosa magica. E ogni volta che riguardo Bug's Life mi dico: dobbiamo essere tutti un po' come Flick. Vorrei essere un po' più come Flick. È Dave Foley,
attore e doppiatore canadese, naturalizzato statunitense, a dare la voce a Flick in originale, mentre a noi è stato dato il piacere di ascoltarlo parlare tramite la limpida e giovane voce di Massimiliano Manfredi. No! Scusa, no, si va nel WWF e devo andare SOS e www.flick, ciao! Solitamente, non sempre, ma solitamente, anche la voce di Orlando Bloom, Ewan McGregor, Edward Norton, Owen Wilson, eccetera, eccetera, eccetera. Da segnalare anche l'affascinante poliedrico Kevin Spacey, che presta la sua voce al perfido e spietato cavallettone Hopper, e che noi possiamo gustarci nella versione italiana grazie al nostro doppiatore Roberto Pedicini. A me sembra che voi formiche dimentichiate qual è il vostro posto. Perciò raddoppiamo l'offerta in cibo. Che per l'appunto ha spesso interpretato anche in altri film il signor Spacey, Ralph Fiennes, ma anche Jim Carrey, Rupert Everett e una marea di altri attori. A Bug's Life è un film che al singolo ricorda che può fare la differenza e al gruppo ricorda che per vincere bisogna essere una squadra. Che pensare diverso ed essere diverso non è un difetto ma un pregio. Che le idee sono preziose e che chiedere aiuto è un vantaggio e non una vergogna. Se non lo avete visto, ve lo consiglio con tutto il cuore. E se lo vedete e vi fa schifo, vabbè, me amerò lo stesso. Forse. E quando si parla di animazione, ho pensato che non si può non andare in sollevante, almeno per una capatina. Ed è per questo che schizziamo nella terra dei samurai, dei fiori di ciliegio e del sushi. È per questo che schizziamo nella magia del Giappone. Qualcuno già ha capito, esatto, è proprio di lui che voglio parlare. Il più celebre maestro del lungometraggio d'animazione orientale. Fumettista, animatore, sceneggiatore, regista e produttore giapponese di anime di fama internazionale, sto parlando di Hayao Miyazaki. E oggi nello specifico del lungometraggio con cui ha vinto il premio Oscar nel 2003, La città incantata. Mettendo a confronto l'animazione americana citata finora e quella giapponese, si capisce sin dalle prime sequenze dei film di Miyazaki quanto, anche se ugualmente meravigliosa, sia diversa però la filosofia che c'è dietro i film. A me, da occidentale, appare arcana, misteriosa, piena di fascino e pregna di una tradizione e di una cultura leggendarie, simbolica e seducente. La città incantata è la storia di Chihiro, una bambina che durante un viaggio di trasloco con i suoi genitori, a causa di una sosta presso le misteriose rovine di un villaggio abbandonato, viene inghiottita nel regno degli spiriti. Qui la bimba incontra un ragazzo magico di nome Aku, che la guiderà in un mondo surreale, in cui Miyazaki riesce completamente a coinvolgere lo spettatore. Chihiro è la nostra piccola protagonista e nel corso della storia subisce una crescita profonda, passando dall'essere una bambina stanca e svogliata a diventare una ragazza intraprendente e decisa. È la giovanissima doppiatrice Erika Necci, pensate, solo 23 anni, a dare la voce alla nostra piccola Chihiro nella versione italiana. Mamma, papà, non vi preoccupate, vi farò uscire di qui, ma non ingrassate troppo, altrimenti vi mangeranno! Il giovane Aku, invece, è un ragazzo che già svolge un incarico importante, come tirapiedi della perfida strega Yubaba, che lo tiene in gioco avendogli rubato il nome e quindi avendogli fatto dimenticare la sua vera misteriosa identità. Ed è l'adorato, venerato, meraviglioso attore e doppiatore italiano Emiliano Coltorti a dare la voce ad Aku. Non dovresti stare qui. Vattene subito! Che? È quasi notte. Devi allontanarti prima che faccia buio. Coltorti è stato la voce di innumerevoli personaggi d'animazione e non, ma qualcuno lo ricorderà anche d'attore. Per esempio nel ruolo del Nero in Romanzo criminale la serie, oppure, affiancato dall'affascinante Massimo De Santis, nel ruolo dei fratelli Flaviano, cattivonissimi delinquentoni nell'ottava serie di Distretto di Polizia. O nel ruolo del giovane figlio di Sofia Loren nel film di Lina Wertmüller, Peperoni ripieni e pesci in faccia. Yubaba invece è la strega, proprietaria delle terme degli spiriti in cui si svolge la storia. È una vecchia donna anziana, dalla testa e dal naso incredibilmente grandi e sproporzionati. Ha un carattere severo e autoritario, che si addolcisce solo in presenza di suo figlio, di nome Bo. No. Bo è il nome, no? Che non lo so. Ciò lo so, è Bo. Un bebè incredibilmente grande, tanto da assomigliare a un gigante. Ed è la fantastica Sonia Scotti a doppiare Yubaba, attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio e cantante italiana. Stai tremando. Mi sorprende che tu sia arrivata fin qui. Nota per aver prestato la voce all'attrice Whoopi Goldberg nella maggior parte dei suoi film e ad altre attrici come Judi Dench e Glenn Close. La città incantata è un film che davvero incanta. E in perfetto stile nipponico ricorda che senza il lavoro, l'impegno e il sacrificio non si ottiene niente. Ma ricorda anche il grande valore dei piccolissimi gesti e che in qualsiasi creatura, anche la più apparentemente perfida, c'è qualcosa di buono. Quindi, se volete dimenticare di essere a casa sul divano o addirittura in questa dimensione, allora guardatevi La città incantata di Hayao Miyazaki e attenti a non perdervi! D'accordo.
momento. Lunghissimo, lunghissimo video. Anche oggi finiamo qui. Vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine e avermi ascoltato. Ma adesso tocca a voi. Quali sono i vostri film d'animazione preferiti? Quali mi consigliereste? Avete già visto quelli di cui ho parlato? Vi sono piaciuti? Non vi sono piaciuti? Perché? Noi ci vediamo settimana prossima con il video per organizzare il mio primo incontro con voi a Lecce. E poi ci facciamo i saluti delle vacanze, sì. PS, a tutti i salentini e le salentine. Se tanto volete suggerirmi una data da dopo Ferragosto per l'incontro, scrivetelo nei commenti e io proverò a venirvi incontro. Suggerire una data per l'incontro, vi vengo incontro. Che tristitudine. Beseama, ciao.